E ragazzi, io sono Callari e oggi vi mostro 6 tecniche di piccaggio semplicissime che vi faranno vincere tutte le parti in arena e vi aiuteranno tantissimo nei box fight. Prima di iniziare, se sei nuovo sul canale, ti consiglio di iscriverti e attivare la campanellina per ricevere le notifiche di tutti i video e potete imparare altre tecniche per vincere e dominare in arena. La prima tecnica di oggi si chiama rampa a spirale alla Clix. Per questo bisognerà semplicemente notare in quale angolo della box si trova il nostro avversario. Se si trova a sinistra, basterà fare un edit partendo da destra di appunto una scala a spirale in questo modo, rilasciare l'edit e sparare al nostro avversario. E vi assicuro, sarà sicuramente un bel headshot, un 100, un 200, oppure comunque un danno davvero davvero importante. Ovviamente, se l'avversario si trova a destra, basterà partire da sinistra, fare la scala e sparare ancora al vostro avversario. Poi, una volta sparato, basterà ritirare e sarete di nuovo coperti e il vostro avversario non potrà spararvi indietro. L'unica cosa importante da tenere a mente per fare questa tecnica è ovviamente editare molto velocemente la scala, perché altrimenti, se prenderete tempo per editare questa scala, il vostro avversario potrà semplicemente spaccare la scala con un paio di picconate e spararvi e farvi quel 200 che doveva essere diretto a lui. Questa tecnica sarà una tecnica di difesa, a differenza della scorsa, che non è tecnica d'attacco e servirà per pushare. Basterà piazzare un tetto nella vostra box ed editarlo così. Puoi editare il muro con un triangolo in alto a destra, un tramezzino, insomma. Quando avrete questo triangolo qui scoperto, basterà mettervi in questa posizione qui e potrete sparare al vostro avversario in una maniera incredibilmente veloce e incredibilmente protetta. Infatti, come potete vedere, avrete praticamente tutta la box dell'avversario scoperta, soprattutto la parte destra. E sarà quasi impossibile che il vostro avversario vi colpisca. Ora vi lascio una clip dal punto di vista dell'avversario, gentilmente offerta dal canale Pro Guides, che vi lascio in descrizione. Ok, terza tecnica, un'altra tecnica di attacco e che serve per pushare. Basterà piazzare un tetto davanti alla box dell'avversario. Editarlo in questa maniera: se il muro è vostro, perfetto, semplicemente editate e piazzate un vostro pezzo dentro la scala dell'avversario. Se invece il muro è vostro, dovete riuscire prima a ottenere il muro dell'avversario e poi fare questo tipo di costruzione. Questa volta vi consiglio di piazzare all'interno della box di un avversario un tetto e non una scala, perché, come potete vedere, ovviamente con la scala l'avversario sarà completamente coperto e non servirà più a nulla fare questo edit per sparare. Invece con il tetto il vostro avversario sarà bloccato dentro la sua box e voi potete sparare comodamente da qui e tornare a coprirvi dietro il tetto. Adesso vi lascio la prospettiva dell'avversario, sempre gentilmente offerta dal canale Pro Guides, per vedere quanto sia OP questa tecnica, perché diventi praticamente invisibile sparando così. E io vi giuro, ho scoperto questa tecnica solo oggi e la userò sempre d'ora in poi. Ragazzi, questa tecnica è davvero così semplice e così intuitiva che credo che la maggior parte di voi la conosceranno già, anche senza averla mai vista in nessun video tutorial. Semplicemente dovrete costruire una scala davanti a voi ed editarla in questa maniera qui, poi coprirvi nella vostra box, iniziare a sparare con l'assalto con la mitraglietta e riprendere il muro dell'avversario. In questa maniera qui sarà impossibile che il vostro avversario vi sparerà mentre cerca di prendere il suo muro e gli darete un fastidio inimmaginabile, perché come potete dire, io sparo qua. Posso riprendere comodamente il muro. Una volta ripreso il muro, un semplice edit, Mongal Classic, sparo, easy kill. Ci tengo a sottolineare l'importanza anche degli altri muri aggiuntivi, perché un avversario da dentro la sua box, vi faccio vedere subito, potrebbe uscire, arrivare qui e spararvi. Invece con i muri coperti, voi sarete totalmente al sicuro e appena un avversario esce da qua, 200 in testa e riparla subito diritto nella lobby. Ok ragazzi, questa è un'altra tecnica difensiva che ha due piccole varianti. Ok, per la prima variante basterà costruire una scala e editarla in questa maniera qui. Editare il muro con un tramezzino lì in alto a destra. Una volta fatto ciò, sparare e editare il muro così che verrete coperti e il vostro avversario non potrà fare nulla se non perdersi quel bel 200 in faccia. Per la seconda variante dovete semplicemente costruire la scala un'altra volta in questa maniera, ma questa volta editare una semplice finestra, così che avete questo triangolo qui da dove potete sparare, editare il muro, magari ricostruire la scala e sarete perfettamente coperti. Doppio edit da sopra, sparare e avrete la vittoria in mano. La nostra ultima tecnica, ragazzi, è semplicemente la tecnica numero 2, questa volta rimodellata per essere usata in attacco. Quindi, questa è la box di un avversario. Basterà piazzare un cono davanti alla box nemica. Una volta arrivati qui,
prendere il muro dell'avversario, editare così con un tramezzino in alto a destra, costruire un tetto nella box dell'avversario. E qui avete l'avversario bloccato lì nell'angolo che non saprà cosa fare. Potete spararlo alla velocità della luce. Come già visto prima, in questa posizione il vostro avversario non potrà spararvi contro, a meno che non abbiate i riflessi divini o un computer velocissimo. E quindi voi riuscirete a sfondarlo di mazzate e a rispedirlo dritto dritto nella lobby. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ragazzi, il 75% di voi non è iscritto al canale, quindi vi consiglio di andare a premere quel bottone rosso lì in basso. Vi ricordo che faccio live dalle 18 alle 20, dovete leggere con me quando faccio creativa. Se invece volete leggere con me quando non sono in live, c'è l'abbonamento al canale a soli 99 centesimi al mese. Potete cancellare l'abbonamento quando vi pare. Detto questo, in descrizione vi lascio il canale Telegram, gruppo Discord e Instagram. Bye bye. Go!